Qualche mese fa, era ancora inverno, sono andato di persona al Museo per la Memoria di Ustica, che si trova a Bologna, e volevo vedere con i miei occhi quel che rimaneva del 19 Italia. Volevo vedere un pezzo di storia con cui l'Italia non ha mai chiuso ufficialmente i conti, e forse mai li chiuderà. Non è una notizia piacevole. All'aeroporto di Punta Raisi sono scattate le misure d'emergenza in seguito al mancato arrivo dell'aereo da Bologna. L'aereo è un aereo Italia DC-9. Nella tragedia dei fatti, i suoi 42 anni Ustica purtroppo se li porta bene. Già, perché da quel 27 giugno 1980 non è che le cose siano cambiate poi molto. Certo, oggi sappiamo qualcosa di più di quanto avvenuto sui cieli tra le isole di Ustica e Ponza prima, durante e persino immediatamente dopo il tragico volo del DC-9 dell'Italia, precipitato nel Mar Tirreno meridionale pochi minuti dopo l'ultimo contatto radio con il centro di controllo di Roma Ciampino, portandosi dietro le vite di 81 persone. Eppure tutto quello che è emerso nei decenni tra indagini, rivelazioni anonime, perizie e testimonianze sembra non bastare mai. Le rivelazioni vengono smentite da altre rivelazioni, i testimoni ritrattano, alcuni spariscono. Ad ogni perizia, eccone altre due che sostengono il contrario. Più la si cerca, e più la verità sembra affogare in queste torbide acque, sommersa da nuove domande e teorie. E più la verità si allontana, più diventa innocuo concedersi al piacere della fantasia, dell'immaginazione, di ricostruzioni plausibili, fino a una prova contraria che non esiste, nei limiti piuttosto estesi, stabiliti da poche certezze. E tra le domande emerse in 42 anni di indagini e inchieste, che o non hanno risposta o ne hanno fin troppe contrastanti, ecco che persistono immutabili due quesiti che, oggi come allora, ci fanno alzare gli occhi al cielo impotenti. Perché quell'aereo è caduto? E soprattutto, chi ne è il responsabile? Qualunque cosa sia successa, ci sarà pure un responsabile se non un colpevole, no? Ora, facciamo un patto. Nessuna fantasia, nessuna ricostruzione. Io farò lo sforzo di tenermi per me le mie personali convinzioni e teorie, del tutto ininfluenti ai fini del discorso, e sinceramente vi esorterei a fare altrettanto. Non è da questo video che uscirà fuori la verità, mi spiace. In questo lungo video, che sarà diviso in due parti, ho scelto di sentire anche il parere di due ragazzi, Federico e Giovanni. Gestiscono il canale YouTube Dentro la Storia, dove parlano di fatti irrisolti della Prima Repubblica, ma ovviamente non solo. Se dovessi paragonare il mistero di Ustica a un qualcosa di tangibile, lo paragonerei a un cubo di Rubik. L'incastro non si riesce mai a trovare. Non si riesce a trovare dopo 42 anni, ed è veramente un lasso di tempo enorme, la capacità di far combaciare tutti quanti i lati del cubo. Ci sono pezzi di verità, pezzi di non verità, pezzi di menzogne, pezzi di molte omissioni. L'aereo si trovava nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, anche se era nel posto giusto al momento giusto, perché lì doveva essere, lì doveva stare. Anche loro hanno trattato un anno fa Ustica in questo video, e devo dire che Federico in particolare ha una conoscenza davvero affascinante delle vicende più contorte della nostra storia repubblicana, ma in questo video faremo diversamente. Qui racconteremo la storia per come gli sforzi giuridici sono riusciti a ricostruirla, e illustreremo quelle ipotesi sostenute da accertamenti di perizie e commissioni. Altro piccolo patto. Esistono in realtà delle sentenze, e queste sentenze ci dicono qualcosa. Ora rimando a ciascuno di voi il giudizio filosofico sulla pretesa di veridicità assoluta di un tribunale, ma queste sentenze non possono essere ignorate, e noi qui non lo faremo. Ci sono tantissime notizie, è ovvio che hai a che fare veramente con un materiale immenso. Soltanto per leggerlo, non dico per studiarlo, ci vorrebbero probabilmente anni e forse non sarebbero neanche sufficienti. Il consiglio comunque è quello di guardare il video fino alla fine. Lo so, è lungo, ma meglio di così non siamo riusciti a fare. Detto questo, partiamo da una certezza. Dall'aeroporto Marconi di Bologna e da un orario preciso al minuto. Il DC-9 ITG della compagnia Etavia decolla con circa 2 ore di ritardo accumulato da Bologna in direzione Palermo. È il volo IH-870. All'altezza di Firenze, il DC-9 si immette nell'aerovia Ambra 14, che poi diviene Ambra 13, una sorta di autostrada del cielo delimitata dagli impulsi elettronici di alcuni radiofari, che, superata Latina, sorvola il Tirreno per arrivare fino all'aeroporto Punta Raisi di Palermo.
Gli occhi del nostro D19 sono il centro di controllo radar di Roma Ciampino. È lui che lo guida. È lui che in un dialogo di impulsi elettrici col transponder a bordo del D19 gli assegna il numero identificativo 1136. Il numero che apparirà, per intenderci, a fianco del pallino luminoso che ne segnala gli spostamenti sullo schermo del radar. Senza questo numero, un aereo sarebbe soltanto un puntino anonimo sul radar. E vai a capire chi è in realtà. Superman? Un bombardiere? Un UFO? Simone Guida? Infatti, a scanso di equivoci, ad ogni singolo aereo viene assegnata questa targa. Beh, non a tutti. Cioè, solo a quelli col transponder acceso, chiaramente. E tenere il transponder spento è un po' come girare in auto con la targa coperta. Non si dovrebbe fare. Il volo di quella sera è tranquillo e quel D19 è da tutto il giorno che fa su e giù per l'Italia. Però alle 20:26 succede qualcosa. Succede che poco dopo Firenze, sull'Appennino, il comando radar di Ciampino chiede al D19 di identificarsi, cioè di fornire il suo numero di targa. Non ce ne sarebbe comunque bisogno perché c'è già il transponder a comunicare a Ciampino il proprio numero. Ma sapete, la tecnologia a volte si confonde. Ci deve essere stata un'interferenza e il D19 è tornato ad essere un punto anonimo, confuso in mezzo agli altri. Per cui si richiede al pilota di scuoccare, cioè di riazionare il transponder. Una sorta di spegnere e riaccendere. La soluzione migliore contro il carattere lunatico della tecnologia, già dal 1980, figuriamoci. Ci siamo, il segnale torna chiaro e leggibile. 1136 e fine del disguido. Tutto risolto? No, perché a Ciampino notano anche che il D19 sta andando fuori rotta, verso Grosseto, e la cosa non va bene. Ma dal D19 sostengono di essere allineati col radiofaro di Firenze. Vuoi vedere che anche il radiofaro non funziona granché? Però anche qui il disguido si risolve in fretta e Ciampino comunica al D19 che sono rientrati sulla rotta giusta, sulla radiale di Firenze. Però il pilota giura di non essersi mosso e se è sempre rimasto sulla stessa rotta, come mai a Ciampino risultava in pochi secondi su due rotte diverse? Vabbè, può darsi che il radiofaro sia anche lui un pochino sballatino e abbia mandato in confusione il D19, oppure che quello che Ciampino aveva visto fuori rotta non era in realtà il D19, anche se il radar lo identificava come tale. Nonostante questi piccoli contrattempi, il D19 continua tranquillo il suo volo fino alle 20:56, quando si registra l'ultimo contatto radio con Ciampino, a 43 miglia nautiche a sud dell'isola di Ponza. Signore e signori, buonasera, per l'informazione sul volo della cabina di pilotaggio. Stiamo procedendo a una quota di 7500 metri e circa due minuti fa abbiamo lasciato l'isola di Ponza per volare in linea retta su Palermo, dove finiamo di atterrare per circa mezz'ora. L'aereo sta per rientrare nel punto Condor, cioè una zona non coperta dai radar del traffico civile. L'unico modo per seguire e guidare il D19 è quindi il contatto radio. A quel punto bisogna iniziare a prendere contatto con Palermo per iniziare la discesa, ma tre minuti dopo, alle 20:59, pochi secondi prima delle 21, del D19 si perdono le tracce. Sui radar non compare, Ciampino non riesce a comunicare via radio, nemmeno Palermo, nemmeno un Air Malta che si trova lì in zona. Il D19 doveva atterrare alle 21:13 a Punta Raisi, ma nessuno ne sa nulla. L'aereo viene dato per disperso e scatta subito l'allarme. Soltanto le prime luci del giorno seguente, il 28 giugno, verranno individuati in mare i primi detriti del D19 e, purtroppo, anche i primi cadaveri. In quel punto il Tirreno sprofonda in una fossa di 3000 metri, rendendo per il momento impossibile il recupero dei rottami e delle scatole nere. Metà delle vittime non sarà più recuperata. Quello che è accaduto al D19 e ai suoi 81 passeggeri non fa parte di una tragica casualità. Certo, è il 1980 e gli aerei cadono. Proprio negli anni precedenti a quel fatidico 1980, tra il 72 e il 78, lo scalo di Palermo-Punta Raisi era stato teatro di due incidenti aerei avvenuti in fase di atterraggio e imputabili all'errore umano dei piloti, anche se per quello del 1972, cioè l'incidente di Montagna Lunga, sono state avanzate negli anni ipotesi ben più sinistre. Eppure, sebbene nella memoria collettiva fossero ancora nitidi i ricordi di queste due tragedie, il caso del D19 ITG Itavia apparve fin da subito troppo strano per essere classificato come una tragica fatalità. Sono in pochi a credere nel guasto, nel cedimento strutturale,
Il pilota non aveva segnalato anomalie, non erano stati lanciati SOS, il velivolo era giudicato in ottime condizioni alla partenza da Bologna. Quel DC-9 non può certo essere caduto nel Tirreno come un aeroplanino di carta. Già il giorno stesso della scomparsa circolava un'agenzia ANSA in cui si parlava di missili, bombe ed esplosioni. La mattina del 29 giugno i titoli dei giornali non andavano certo per il sottile. L'unica ipotesi per ora è l'esplosione, titolava il Corriere della Sera. Oppure l'aereo Itavia è esploso in aria, come disse Repubblica. Certo, è il 1980 e in Italia le bombe esplodono. Sempre al Corriere era persino giunta una rivendicazione da parte dei NAR, Nuclei Armati Rivoluzionari, che ammetteva la presenza a bordo di un loro affiliato, il camerata Marco Affatigato. Ma Affatigato fece sapere invece di essere vivo e soprattutto vegeto, e quindi pista falsa. Si fa così strada l'ipotesi che il DC-9 possa essere stato l'obiettivo di un attacco terroristico, oppure che si sia trovato coinvolto in azioni militari. Attentati agli aerei ce ne furono, però prima di tutto si trattava comunque riferibile a un terrorismo da parte araba, diciamo modo palestinese, però erano sempre conseguenti a dei rottamenti. I grandi disastri, diciamo, le bombe sugli aerei, mi viene in mente quella della Panama, Lockerbie, sono stati comunque fatti a aeromobili grandi, di linea, con compagnie di bandiera che allora esistevano e americane, o comunque, mi viene in mente anche un pochettino prima, quelli della Lufthansa, comunque compagnie molto grosse. Nel punto Condor, infatti, si incrociano due diverse aerovie destinate, una al traffico civile, l'altra al traffico militare. Ma, fanno sapere dal Ministero della Difesa, né prima, né durante, né dopo la tragedia si sono effettuate manovre militari nazionali o della NATO nel Tirreno centrale. Pure l'ambasciata americana comunica lo stesso, nessun aereo o nave militare era impegnata nella zona. Abbiamo detto che gli occhi del DC-9, nel suo breve volo, erano quelli del centro radar di Roma Ciampino, ma anche altri sguardi hanno seguito e registrato il tragitto del DC-9, i radar militari della difesa aerea, per esempio. Ci sono solo una serie di indizi che sono stati raccolti negli anni, i tracciati radar che non si sono più trovati, o si sono trovati solo in parte, e anche questo lascia un po' perplesso. Ricordo che molti militari addetti a questi centri radar sono stati anche alcuni vertici, per la verità, delle autorità militari, in particolare dell'aeronautica militare, sono stati indagati nel tempo, poi ci sono state una serie di trascorsi giudiziari riguardo alle presunte responsabilità o sviamento delle indagini, di cui ad onor del vero parlano nelle rispettive relazioni, tanto Priore quanto la relazione della Commissione Strage. Il volo Itavia ne ha incrociati tre. Quello situato nella base di Poggio Ballone, vicino Grosseto, quello di Licola, vicino Napoli, e quello di Marsala. C'è poi il centro di comando di Martina Franca, che gestisce tutti i radar militari della regione meridionale. Questi centri radar avrebbero avuto una vista privilegiata sulla scena dell'incidente, ma molti tabulati radar spariranno, verranno manomessi, e ci vorranno decine di anni anche solo per capire con certezza quali operatori fossero in servizio quella sera. Fatto sta che, pur senza avere indizi, l'ipotesi della collisione in volo, o peggio, era già stata avanzata. Ma ciò non eliminò del tutto il sospetto di un cedimento strutturale, alimentando forti critiche verso la compagnia Itavia e il suo presidente Aldo Davanzali, accusati di far volare aerei carretta. Perché è vero che l'aereo era tecnicamente vecchio, ma era stato sottoposto a continue revisioni e aggiornamenti. L'ultima revisione l'aveva passata da poco tempo, e anche i piloti che lo conducevano, uno che l'aveva condotto appena 5 giorni prima, testimoniò che era un aeromobile in perfette condizioni, senza nessun problema. Anche l'Itavia si trovava in una fase molto critica a livello finanziario, è vero che rischiava il fallimento. In quel caso si è sempre molto molto attenti a non divulgare notizie che possano provocare ulteriori dissesti che poi vanno a riverberarsi sui lavoratori, ma anche sul contribuente, perché ricordiamoci che all'epoca l'Italia comunque era partecipata da Alitalia, che era ancora una compagnia di Stato, quindi l'eventuale fallimento sarebbe ricaduto sulle spalle del contribuente italiano, in buona sostanza. Si cercò una soluzione, io la chiamo io capra e cavoli, cioè per evitare che il lupo si mangi la capra e la capra si strozzi col cavolo, per trovare un punto di equilibrio.
punto di equilibrio che si è tradotto appunto in quelle polizze liquidate anche senza troppa delicatezza, con un premio non altissimo, e dopo un po' l'assorbimento di Italia all'interno proprio di Alitalia per evitare ulteriori contraccolpi. Ci sono state delle pronunce, ci sono state delle sentenze, ci sono state delle condanne al risarcimento dei danni. Tra l'altro una di queste ha riguardato la stessa compagnia aerea Italia. Oggi siamo abituati all'idea che ci sono tante compagnie aeree, che c'è la cosiddetta libera concorrenza nei cieli. Negli anni 80, nel 1980 non era assolutamente così. Per il breve periodo in cui l'inchiesta fu affidata alla Procura di Palermo furono svolte diverse perizie preliminari, sia per quanto riguarda l'analisi dei pochi detriti rinvenuti, sia per le prime autopsie sui cadaveri. Questi presentavano diversi corpi estranei, di varie dimensioni, all'interno dei tessuti, ma fu esclusa la loro appartenenza all'involucro di un qualsiasi ordigno esplosivo. Si trattava di parti riconducibili alla struttura del D-19, non presentavano ustioni e segni di annegamento. Si ipotizzò quindi una decompressione molto rapida, avvenuta all'interno dell'aereo, e i traumi contusivi letali venivano ricondotti a urti con parti del D-19 e all'impatto con l'acqua. Per quanto riguardava la perizia sui rottami, è interessante notare che gli inquirenti domandavano agli esperti di stabilire se tra quelli recuperati ci fossero detriti non appartenenti al D-19, ma ad altri velivoli, e in tal caso a che tipologia di aereo appartenessero. Inoltre, in caso di rottami diversi da quelli del D-19, si chiedeva di stabilire una datazione, cioè se fossero stati immersi prima dell'incidente oppure dopo. Ovviamente questa direttrice iniziale mirava a ottenere riscontri a sostegno dell'ipotesi di collisione, ma ci suggerisce anche una certa attenzione su ciò che poteva essere accaduto persino dopo l'incidente del D-19. 11 reperti vennero giudicati sicuramente non appartenenti al D-19, come anche alcuni reperti di origine non aeronautica, o come due giubbotti salvagente di tipo marina a fabbricazione americana, o come i relitti di alcuni aerobersagli tipo quelli utilizzati dall'aeronautica militare tra il 79 e il gennaio dell'80 per esercitazioni sull'utilizzo di missili terra-aria di tipo Hawk. Contemporaneamente al passaggio dell'inchiesta alla Procura di Roma, il ministro dei trasporti, Rino Formica, istituì dunque una commissione d'inchiesta affidata al direttore dell'aeroporto di Alghero, un certo Carlo Luzzatti. I lavori di questa commissione dureranno 2 anni, fino al 12 marzo 1982, e verrà stabilito che la fusoliera dell'aereo si era aperta in volo, in tempo brevissimo, tale da provocare una, tra virgolette, decompressione esplosiva. Vengono qui escluse le ipotesi del cedimento strutturale e persino della collisione con un altro oggetto. Resta così valida l'ipotesi dell'esplosione, o meglio, della deflagrazione di un ordigno esplosivo. Poi ci fu l'altra ipotesi che, per la verità, ancora qualche politico, penso per esempio a Giovanardi, l'ha sostenuta anche in tempi relativamente recenti, cioè il fatto che a bordo dell'aereo ci fosse un ordigno esplosivo. Schegge di parti dell'aereo vennero rinvenute conficcate a fondo nei sedili, così come sui corpi delle vittime, e inoltre su alcuni reperti recuperati in mare si riscontravano tracce di esplosivo T4, confermate anche da una perizia dell'aeronautica militare, attribuite alla detonazione di una massa interna al velivolo. Per i periti della commissione Luzzatti non fu però giudicato possibile, in base ai pochi reperti, stabilire se questo ordigno si trovasse dentro l'aereo o al suo esterno, cioè se si trattasse in effetti di una bomba oppure di un missile. Bombe su aerei ce ne sono state tante. Pensiamo al disastro di Lockerbie. Sappiamo che è stata una strage orchestrata dalla Libia, ma aveva una motivazione. Motivazione che era la guerra non dichiarata tra Stati Uniti e Libia, per cui da un lato la bomba nella discoteca di Berlino Ovest, dall'altra il raid americano nel Golfo della Sirte. Colonel Gaddafi, can you give us your reaction to the attack on you yesterday? There was no attack at all. No attack? No attack at all. I missili di Scud lanciati su Lampedusa. Insomma, era semplicemente una schermaglia continua e Gheddafi ha deciso di forzare la mano con quella bomba. Perché era uno scenario da guerra fredda, era uno scenario in cui il mondo era diviso in blocchi, cioè era una situazione completamente diversa rispetto a quella attuale da tutti i punti di vista. Ma ogni volta che avviene un attentato, arrivano a dire rivendicazione, ne arrivano anche di più di rivendicazioni. A volte si tratta di mitomani o
di qualcuno che cerca di farsi comunque della pubblicità. L'analisi del tracciato radar di Ciampino mostrava la traccia del 19 prima di interrompersi bruscamente nel giro di pochi secondi. Dal tracciato erano riconducibili quelli che dovevano essere i detriti e i rottami del 19 in caduta, verso est, a seguito dell'incidente. La commissione ipotizzava comunque la presenza di uno o più oggetti non identificati che attraversavano la scia dei detriti ad alta velocità, seppur escludendo una loro collisione col 19. La commissione Luzzatti si avvalse anche della consulenza del National Transportation Safety Board, un'agenzia statunitense indipendente, oltre che quella di altri enti esperti della Douglas, che è un'azienda produttrice del 19. Secondo la perizia dell'NTSB effettuata da John Messidul, esperto di volo e di radaristica, era possibile individuare, un minuto e mezzo prima dell'incidente, la traccia di un secondo aereo di piccole dimensioni muoversi ad alta velocità a ovest della rotta del 19 parallelo ad essa. Questo incidente non identificato svoltava poi a est, avvicinandosi al 19 come per intercettarlo. Al momento dell'incidente si stimava una vicinanza tra i due velivoli di qualche miglio, quindi escludendo ancora una volta la collisione. Messidul metteva quindi in correlazione gli oggetti non identificati tra la scia dei detriti del 19 con la presenza del secondo aereo. L'inchiesta pertanto prosegue, condotta dal PM romano Giorgio Santacroce, affiancato dal 1984 al giudice istruttore Vittorio Bucarelli. Rigettata anche da esponenti politici a quel punto la tesi del cedimento strutturale, l'inchiesta si formalizzò in strage aviatoria. A quel punto altra commissione peritale, capeggiata stavolta dall'ingegnere Massimo Blasi. Al nuovo collegio peritale si chiedeva una ricostruzione complessiva degli eventi e in particolare si richiedeva di stabilire se i radar avessero segnalato una presenza che avesse potuto causare l'incidente, se fosse possibile accertare una possibile azione di esplosivo, interno o esterno, e se l'analisi dei rottami e delle salme fosse in grado di chiarire la dinamica e le cause dell'incidente. Il lavoro della Commissione Blasi durò ancora di più di quella della Commissione Luzzatti e fu consegnata soltanto nel marzo 89, anche perché fu richiesto su facoltà degli stessi periti il recupero delle parti di aereo ancora inabissate nel Tirreno. Le operazioni di recupero furono complesse, furono costose e solo nel 1987 l'allora ministro del Tesoro Giuliano Amato stanziò i fondi per finanziare la missione. Il recupero fu affidato all'Istituto Francese di Ricerca Marina, l'IFREMER, nel maggio del 1987 e termineranno in parte nell'88. Tra i rottami recuperati, anche una delle due scatole nere, quella relativa alle registrazioni delle comunicazioni interne via radio. L'analisi di questa accertò la regolarità del volo, ma negli ultimi istanti, registrati, destò molto interesse l'ultima parola pronunciata dal copilota che sedeva nella postazione di destra, quindi con visuale favorevole su quanto avveniva ad ovest, dove le stesse perizie di Massidul e Luzzatti avevano individuato la traccia di un ipotetico secondo aereo. Era udibile una sola sillaba, un gua. Ma pulizie e analisi successive nel corso degli anni definiranno il suono in un presunto guarda cos'è, anche se altre ipotesi hanno supportato altre opzioni al riguardo. Inizialmente sembrava che fosse qualcosa di molto disturbato. I due piloti erano sostanzialmente in una fase di relax tra il comandante Domenico Gatti e il suo copilota Enzo Fontana, si stavano anche raccontando delle barzellette. Quello che si sente oggi, dall'ultima ripulitura che è avvenuta praticamente 2 anni fa, è allora sentite questa, momento di sostituzione, guarda cos'è. Inizialmente sembrava che fosse solo qua, poi guarda, adesso riusciamo a sentire, guarda cos'è. E questo lancia un'altra ombra, perché il gua e poi guarda dava adito al sospetto che avessero visto qualcosa o sul monitor del radar o dalla carlinga che li ha messi in allarme, ma non abbastanza per reagire, per evitare la tragedia. Quel guarda cos'è potrebbe essere o la prosecuzione di una delle barzellette, degli scherzi che si stavano facendo, o un segnale d'allarme improvviso che però non sono riusciti a scorgere, ad attivare in qualche modo, a reagire. Prima di svelare il responso però della Commissione Blasi dobbiamo ricordare le ormai celebri
parole pronunciate nella telefonata anonima del 6 maggio 1988 che era stata indirizzata al programma televisivo Rai Telefono Giallo, che all'epoca era condotto dal giornalista Corrado Augias. Qualificandosi come aviere in servizio presso il centro radar di Marsala, l'anonimo spettatore sostenne che tutti quanti a Marsala videro sui radar la traccia del DC-9 nel momento dell'incidente, ma furono intimati dai superiori di starsene zitti. La verità è questa, ci fu ordinato di starci e la saluto e saluto anche l'onorevole Rodotà e no, tutti quelli che hanno cercato di dire la verità, perché non voglio rogne e non voglio far gentile, tutti. Buonanotte. Già a suo tempo la commissione Luzzatti aveva sottolineato come le registrazioni radar fornite da Marsala, così come quelle fornite dalla difesa, si limitassero a confermare la regolarità del volo fino all'incidente e che quindi non avessero mostrato nulla di rilevante rispetto ai dati di Ciampino. Ma era stata comunque fatta notare un'interruzione di 8 minuti presente nei nastri principali delle registrazioni, riscontrabile dopo circa 4 minuti dal momento dell'incidente. Questo vuoto fu giustificato con un cambio dei nastri avvenuto per scopi dimostrativi o di esercitazione e non per un malfunzionamento, visto che dopo questi 8 minuti le registrazioni del nastro principale riprendevano senza problemi. La telefonata anonima ebbe il merito di incoraggiare il procuratore di Marsala di allora, Paolo Borsellino, a indagare su quanto avvenuto quella notte al centro radar. Ma tornando alla commissione Blasi, il 16 marzo 89 veniva finalmente consegnato al giudice istruttore il risultato del lavoro. Tra le conclusioni si affermava che l'aereo era pressoché integro al momento dell'impatto con l'acqua. Nelle rilevazioni radar di Ciampino emergeva un congruo numero di segnali relativi a un aereo delle dimensioni di un caccia militare che si allontanava dalla zona in seguito all'incidente. Si stabiliva che questo aereo avesse avuto un ruolo nell'incidente, ma non si poteva dire con certezza se fosse un aggressore o un bersaglio. Analisi approfondite del tracciato radar permisero poi di distinguere quattro plots, cioè quattro punti giudicati appartenenti a diversi soggetti, perché sufficientemente distanziati tra di loro. Furono rinvenuti frammenti esterni dell'aereo conficcati in profondità nei cuscini e si attribuiva così l'incidente ad un'azione di un esplosivo ad alto potenziale, esterno al DC-9, individuabile in una zona anteriore e ristretta del velivolo. Vennero fatti quindi ulteriori accertamenti sulla presenza di T4 che era stata rilevata nelle precedenti perizie a scapito di tracce di TNT. Questa indagine fu assegnata ai periti Malorni e Acampora, i quali sul famoso schienale numero 2 rosso rivelarono inequivocabili tracce di T4 e TNT in rapporto di 3-1, ma indagini sperimentali dimostrarono che l'effetto lavante dell'acqua risultava nettamente maggiore sul TNT che sul T4. Quindi si stimò che la concentrazione iniziale dovesse essere un 50-50, una proporzione giudicata paragonabile a quella presente negli ordigni bellici. Una deflagrazione dall'interno richiede un esplosivo almeno al plastico e poi di una potenza medio-elevata per disintegrare l'aereo. In aggiunta, le considerazioni medico-legali sulla diversa casistica di traumi rinvenuti sulle salme orientavano le ipotesi sulla dinamica dell'incidente verso la presenza di una falla nella fusoliera, causata da un'esplosione violenta, più probabilmente esterna che interna, come lasciavano intendere l'assenza di ustioni e tracce di incendio. Si iniziò così a parlare di un imprecisato missile. Il discorso del missile si è a lungo dibattuto, se fosse un missile a impatto, ovvero che esplode al momento di entrare in contatto con l'obiettivo, o un missile a risonanza, cioè che appena percepisce la traccia radar esplode. Il missile a risonanza è la tesi di Cossiga, una tesi che non ha trovato per il momento nessuna conferma ufficiale, così come il fatto che sia partito da un aereo dell'aeronavalla, cioè dell'aviazione imbarcata francese, ma resta comunque sul piatto come una possibilità. Viene acclarato di più la possibilità di un missile invece a impatto, perché è stato trovato un punto della carcassa in cui le lamiere sono fortemente deformate. Le conclusioni della perizia Blasi citavano diverse prove a favore di questa tesi, come ad esempio presenza, dinamica e traiettoria delle schegge rinvenute nei sedili e nei corpi, presenza di T4 e TNT e presenza di ribattini, cioè chiodi, esterni al DC-9 conficcati nei sedili.
L'ipotesi di un'esplosione interna presentava di contro diversi elementi contrari e non conciliabili, come ad esempio la presenza sullo sportello portabagagli anteriore di un foro provocato da un frammento in moto dall'esterno verso l'interno ad una velocità superiore ai 400 metri al secondo e non compatibile con l'impatto in acqua, la presenza fra le schegge rinvenute di frammenti dei finestrini interni ed esterni, assenza di tracce interne di esplosione, quali fiammate e residui carboniosi. Quando però il giudice istruttore Bucarelli chiederà alla commissione Blasi un supplemento di perizia, così per stabilire origine, natura e provenienza del missile e per tracciare con più precisione possibile le rotte del DC-9 dell'aeroestraneo, il collegio peritale si spaccò in due. E molte delle conclusioni della prima relazione verranno ribaltate da alcuni membri, tra cui lo stesso Blasi. In sostanza, stando a parte del collegio, non vi erano certezze per parlare di missile. Le tracce radar sospette andavano attribuite ai rottami al corpo principale del DC-9 e l'incidente poteva anche essere attribuito ad una bomba a bordo. I membri della commissione rimasti fedeli alla prima relazione, invece, specificheranno che il missile in questione poteva trattarsi di un missile aria-aria a medio raggio, con una testa di guerra di tipo Continuous Rod. Si escludeva comunque che detto missile fosse tra quelli in dotazione dell'aeronautica militare italiana. Le perizie indicano che se è stato un missile, è stato comunque con una testata non potentissima, ma abbastanza per tirare giù un aereo. Vanno poi annoverate, nel novero delle perizie, due commissioni di inchiesta tra virgolette governative. La prima era stata nominata il 17 marzo 89, a poche ore dalla consegna della prima relazione Blasi, e venne affidata dal ministro della difesa Valerio Zanone al capo di stato maggiore dell'aeronautica Franco Pisano. Questo allo scopo di accertare, in base alle conclusioni Blasi, eventuali mancanze o disfunzioni nell'apparato militare in merito alla vicenda del DC-9. La commissione Pisano confermò queste cose, che al momento dell'incidente nessun aereo militare italiano o alleato fosse transitato in zona e che non venne riscontrata nessuna anomalia dagli operatori radar, cioè nessun altro velivolo accanto al DC-9. Sì, Pisano fece qualche tirata d'orecchio agli addetti radar di Marsala e Licola, che non erano certo stati impeccabili nella stesura dei tracciati radar, però queste imprecisioni non vennero giudicate influenti ai fini delle indagini. E ammetteva che effettivamente c'erano stati degli intoppi, come comunicare all'autorità giudiziaria i nominativi del personale in servizio durante l'incidente, prendendosela con la frammentarietà normativa interna alle forze armate. Ma la commissione Pisano si sbilanciò anche su un quesito che non era stato espresso nel mandato, cioè sostenne che non vi erano certezze della presenza di un caccia nelle vicinanze, quindi smentiva le tesi missilistiche della prima relazione Blasi. La commissione Pisano riprendeva e citava l'altra commissione d'inchiesta governativa, nominata nel novembre 1988 dall'allora primo ministro Ciriaco De Mita e affidata al dottor Carlo Maria Pratis, già presidente della Corte di Cassazione. Questa commissione aveva avuto il compito di esaminare e valutare tutti gli elementi raccolti dalle amministrazioni pubbliche e dal Ministero della Difesa. Si era concordi con l'ipotesi dell'esplosione, pur senza sbilanciarsi troppo a favore del missile. La tesi della bomba non era quindi completamente da scartare. In pratica si era tornati alla commissione Luzzatti. Però venne segnalato come la sicurezza all'aeroporto di Bologna quel 27 giugno 1980 fosse alquanto precaria, specialmente nelle zone dei parcheggi e dell'imbarco passeggeri, circostanza che avrebbe certamente facilitato il presunto attentatore nel camuffare un ordigno a bordo del DC-9. Come nella relazione Pisano, anche la commissione Pratis segnalò l'assenza di attività aeronautiche e militari nella zona dell'incidente, così come fu accertato che non venne riscontrata alcuna anomalia sui radar di Marsala e Licola. Venivano poi smentite sia le presunte accuse di occultamento di alcuni tracciati radar, come anche l'imposizione al silenzio degli operatori del centro radar di Marsala. La commissione Pisani escludeva ogni responsabilità e coinvolgimento da parte di altri paesi e membri NATO, anche se venne accertato che una portaerei americana della Sesta Flotta e una fregata inglese si trovassero effettivamente in porto a Napoli. La portaerei in questione ha un nome che si ricorda bene, la Saratoga, da cui nel corso delle indagini verrà veramente poco aiuto e da cui sorgerà il sospetto che i diari a bordo fossero stati alterati. Pertanto non si potrà stabilire mai con certezza dove si trovasse la Saratoga nei minuti esatti dell'incidente. Zero tracciati radar, anche perché, come ammesso dal comandante Flatley, i radar erano stati tenuti spenti per non interferire con il segnale televisivo italiano. Eh già,
Vuoi mettere il varietà con la sicurezza nel Mediterraneo? Ma se anche tale interferenza tra radar e segnale televisivo fosse stata possibile, mi sarei sentito di consigliare di aggirare l'inconveniente della soldataia americana con uno strumento che in quel 1980 sarebbe stato pura fantascienza. Una VPN, come NordVPN per l'appunto, il nostro partner che ha sostenuto con grande entusiasmo la realizzazione di questo episodio. In effetti un ringraziamento sincero va proprio al team NordVPN, perché è merito suo se possiamo dedicare anima e cuore per portarvi video complessi in mani come questo, così fondamentali per la nostra memoria. NordVPN possiamo vederla come una sorta di transponder, sia da PC che da telefono. NordVPN maschera il nostro numero di riconoscimento, l'indirizzo IP, e ci garantisce una navigazione indisturbata e senza timore di essere identificati da radar poco amichevoli. Contro censure, blocchi e pubblicità ingannevoli, la funzionalità Threat Protection assicura blocchi automatici a cookies di tracciamento e siti pericolosi. Con il link in descrizione vi sarà offerta una promozione speciale e in più un antimalware gratuito, oltre un periodo di prova di 30 giorni soddisfatti o rimborsati. E se intanto volete sfruttare le potenzialità di NordVPN per mettervi a caccia di documenti che possano aiutare a far luce su Ustica, siate liberi. Tornando però a noi, tutte quelle informazioni registrate a bordo della Saratoga, che potevano senza dubbio contribuire alle indagini, erano state subito trasmesse al comando statunitense. In più c'è la questione della portaerei Clemenceau. Qualche tempo dopo, nel pieno delle inchieste sulla strage di Ustica, fu vittima di un devastante incendio. Incendio che più di qualcuno sospettò che fosse di natura dolosa per nascondere qualcosa. La Clemenceau non è mai stata sottoposta a una vera e propria perizia dagli inquirenti italiani, e anche questo è un grosso problema, perché non ha potuto sgombrare il campo dall'ipotesi acclarata, accertata, di un possibile coinvolgimento francese nella vicenda. A fine anni 80, comunque, l'inchiesta passa ancora di mano, anche come conseguenza di alcune polemiche sorte nei confronti del giudice Bucarelli. Toccherà quindi al giudice istruttore Rosario Priori prendere in consegna il caso dell'Itavia. E qui avremo le parti più controverse dell'indagine, ma purtroppo per questioni di tempo, come immaginate, sono costretto a dividere in due il video. Ho chiesto ai mecenati YouTube e Patreon cosa preferissero fare, e se dividere in due il video o lasciarlo in un singolo episodio, e ha vinto la divisione in due, come le Germanie. Ci sentiamo quindi tra poche ore, perché già domani pubblicheremo, domani pomeriggio credo, il video nella sua seconda parte. Cioè lo pubblicheremo il giorno stesso dell'anniversario della strage. Per aspera.